Qualche giorno fa sono stato invitato da Fabio Matteuzzi, il direttore di Fuori Vista, una buona rivista di cinema, a Bologna, dove c'era un convegno su Pasolini e la pedagogia. E nel corso del convegno ho ascoltato molto e ho detto poco. Mi ha colpito, fra le altre cose, il discorso che ha fatto in apertura del convegno dal direttore della Cineteca di Bologna, il quale ha detto: dicono che il cinema è morto. No, il cinema è vivo, è vivissimo, in tutto il mondo. In Italia sta meno bene per colpa dei politici che non fanno delle leggi per insegnare il cinema nelle scuole. Insomma, in Italia il cinema non sta bene per difetto di qualcuno, dei politici in particolare. Ha ragione quando dice che bisognerebbe studiare il cinema nelle scuole, come si studia la poesia e la pittura. Ma ha torto quando fa: il cinema non è morto. Il cinema è morto. E bisogna intendersi però quando dico il cinema è morto, a cosa mi riferisco? Non è morta l'arte audiovisiva. Tra la fine del secolo XIX, dalla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è nata l'arte audiovisiva, che all'inizio appunto si è chiamata cinema. Il cinema è stata un'arte che ha segnato la storia del Novecento. I primi decenni è stata un'arte innovativa, progressiva, avanguardistica, costruttiva, era alla guida, si potrebbe dire, delle altre arti. Poi negli anni 30, 40 e 50 si è affermata, si è sviluppata, è stata l'epoca dei classici. Dopodiché ci sono stati una serie di fenomeni di parziale innovazione, nouvelle vague, neorealismo, qui e là, il cinema di poesia, e poi verso gli anni 80 e 90 è morta quest'arte. Quindi è morta già da 30 e più anni, ma i cineasti non se ne sono accorti. Cos'era il cinema? Il cinema, che è nato agli inizi del Novecento ed è vissuto fino agli anni Ottanta, era un'arte legata alla società di massa, alle masse, ai partiti, ai sindacati, a quella fase di sviluppo della civiltà degli stati nazionali. Quando questa società di massa è cominciata a entrare in crisi, è entrata conseguentemente in crisi la sua arte maggiore. Naturalmente si è continuato a produrre opere audiovisive, ma non era più cinema. Il cinema è un'arte che presuppone certe cose, presuppone il grande pubblico, presuppone la massa, pubblico di massa, presuppone un modo di essere costruito, realizzato sul set, distribuito, è finito, quell'arte è finita. Però mentre moriva quest'arte sono nate altre forme di arte audiovisiva.
Qualche volta parleremo di quali sono queste altre arti che stanno prendendo il posto del cinema, ma per rendere più chiaro il discorso che faccio sulla morte del cinema, vorrei fare un esempio. Nell'Atene del V secolo avanti Cristo è nato il teatro e per un secolo circa è nata, si è sviluppata la tragedia greca, Eschilo, Sofocle ed Euripide, opere immense. Però dopo un secolo la tragedia greca non è continuata a esistere, non ci sono scritte opere, grandi opere su quella linea, è nata la commedia. La tragedia si è diffusa nei teatri greci e romani, ma la costruzione, la distribuzione della tragedia greca resta un fenomeno fondamentalmente legato ai nomi di Eschilo, Sofocle ed Euripide. E perché? E perché non si è fatta più la tragedia, si è passati ad altre forme di teatro? Il teatro non è morto, è morta la tragedia greca, perché la tragedia greca era legata, come il cinema, alla società di massa. La tragedia greca era legata alla civiltà ateniese nel suo massimo punto di fioritura. Teatro serviva a istruire, serviva a costruire cittadini in grado di governarsi e di governare. Insomma, faceva parte di un'epoca, di un modo di concepire la società, la storia, la guerra, l'amore, eccetera. Quindi vedete bene che ogni forma d'arte, la tragedia greca in Grecia, il melodramma in Europa, il cinema nel mondo, eccetera, nasce, si sviluppa